Ed è bello nella Chiesa, la storia della Chiesa, la storia di tanti santi, è la storia dell'umiltà, del servizio, dell'ultimo posto. Tanti, tanti santi. Mi viene davanti questa mattina quella suora che ieri si è messa davanti ai militari lì per fermarli e si è inginocchiata, braccia alzate. Ha servito i poveri che non hanno voce, che non sanno farsi ascoltare. È andata lì. Al limite, se serviva, si accontentava di dare la sua vita, era pronta. Deve essere questo atteggiamento di servizio. Poi il Signore sarà Lui a darci il premio, ma non lo dobbiamo pretendere, non lo dobbiamo mettere come condizione, come fa la mamma dei figli di Zebedeo, per servirlo. Tra voi non sarà così. E come dovrà essere? Come ha fatto Lui, non per dominare, ma per servire, non per pretendere la vita, ma per dare la vita. È l'atteggiamento di colui che ci è maestro, ci è guida e ci salva. Dobbiamo invocare da Lui il dono dello Spirito, che sappiamo nei nostri rapporti vivere sempre con questo atteggiamento di imitazione del suo servizio e della sua umiltà.